Ma come? Siete ancora qui? Oh, ma meno male, per fortuna. Ben ritrovati su Luca Toselli, Nerd e Retro. Come state? Vi sono mancato? Probabilmente no, perché comunque sto cercando di essere abbastanza bravo nel caricarvi video con continuità. E quindi voglio cercare di mantenere la parola che avevo dato proprio nell'ultimo video, quello in cui abbiamo aperto alcune carte inerenti alla collezione di Gengar. Non l'hai visto? Peccato, ma te lo lascio qui sopra nelle schede, potrai recuperarlo in qualsiasi momento. Non farti sfuggire nemmeno uno dei video, da quelli lunghi a quelli brevi in cui andiamo a prendere le piccole clip in cui poi rimandiamo quelli lunghi. Insomma, il ragionamento di fondo è questo qua. Mi piacerebbe aprire una bella community, già siamo davvero a un buon passo, a un buon livello, però. Si può sempre migliorare, sempre crescere, questo è l'obiettivo. Ed è per questo che vi chiedo di lasciare un mi piace, un'iscrizione, un commento qui sotto, perché oggi andiamo a fare delle cose molto birichine, andiamo a vedere dei pronti Pokémon contraffatti, fake. Con calma però, perché bisogna aspettare un attimo, non dobbiamo correre, non dobbiamo aver fretta. Ai pronti fake ci arriviamo, ci arriveremo, assolutamente, e li confronteremo anche con quelli originali. Prima però abbiamo delle cose da aprire. Che cos'è questo? Ragazzi, sono veramente fiero e orgoglioso e contento di poter aprire per la prima volta un regalo che mi avete fatto. È capitato di fare una live qui per aprire delle mini Tin di 151. Non so se eravate presenti, se l'avete vista, se l'avete recuperata. Tin che sono andate tra l'altro molto bene. E c'era un ragazzo in chat, Jay, che poi mi ha scritto su Instagram dicendomi: ho visto che hai qualche carta doppia di 151, io so che ti manca questa carta di 151, che non lo facciamo un bello scambio? Te mi mandi quella, io ti mando questa e poi siamo tutti belli contenti. Ok, ci sto, mettiamoci d'accordo. Passano giorni, settimane, mesi e questo scambio non va in porto. Tant'è che poi Jay mi dice: scusa il ritardo, guarda, ho cambiato idea, te la voglio regalare. Quindi io Jay ti ringrazio, grazie mille, questa carta è effettivamente arrivata e adesso andiamo ad aprirla insieme perché da un po' che qui sulla mia scrivania aspettavo soltanto il momento giusto per tirar fuori il tutto. Ok, oddio. Che cosa? Io ero convinto che ci fosse soltanto un'altra cosa, soltanto la carta, invece ecco, questa è una bella sorpresa. È la prima volta che mi arriva un regalo da parte vostra. E c'è pure la sorpresa, non è solo un regalo. Che cos'è questo? Che cos'è? Ma ci sono anche. No, c'è anche una busta e ci sono più carte. Questo che cos'è? Tutto in Giappone. Pokémon? Questa è una roba di Pokémon. Io questa non l'ho mai. Io non ho idea di cosa sia. La devo aprire? Non la devo aprire. Che cos'è? EX? EX di che? Quanti anni ha questa roba? Made in Japan, e fin qua c'ero abbastanza arrivato. Non c'è la data. Ah, eccolo qua, 2023, quindi è una cosa abbastanza recente che si può aprire. Proviamo, sono curioso. Sono curioso, devo capire che cos'è. Non credo che abbia un grosso valore. C'è una carta in giapponese. Ok, immaginavo ci fosse soltanto una carta per proprio le dimensioni del pacchetto. Cerchiamo di tirarla fuori senza fare un danno. Andiamo a vedere. Sono veramente curiosissimo perché questi regali e non voglio rovinare niente, quindi ok, l'abbiamo fatto. Neanch'io so cosa c'è dentro. Lo sa soltanto Jay in questo momento. Quindi 3, 2, 1. Ah, Dondoso. Un Dondoso Holo Reverse. Vabbè, Pokémon simpatico, dai, diciamo così, interessante. E allora, prima di andare a vedere il regalo vero e proprio, che fai? Non te la apri una bella busta di aste lucenti? Spada e scudo, tra l'altro. Quindi andiamo anche abbastanza indietro. È una carta, è una bustina che ha comunque i suoi anni, no? Sì, dai, già un paio d'anni, 2022, non è scarlatto e violetto, quindi va bene, andiamo ad aprirla. Jay, comunque non dovevi, te lo dico, non, assolutamente non dovevi farlo, però è stato molto apprezzato, un bel regalo. Codicino per voi, non so se vi serve anche di spada e scudo. Andiamo a vedere. Mincino, Carrablast, Buizel, Aulucia, gran Pokémon Aulucia numero 1, Thor. Oh! Non ho idea se abbia un qualche tipo di valore, però ci sono rimasto male perché mi aspettavo una carta normale. Bene, abbiamo un pick e abbiamo anche una carta olografica di Bibarel. Attenzione ragazzi, una bustina bella cicciosa, un'energia, una premonizione di Malpi, un Morgrin e una Micellar. Ok, benissimo e grazie mille perché comunque fino adesso direi che questo video sta, sta
andando inaspettatamente bene. Poi abbiamo finalmente la carta. Ah, non solo, ma mamma mia. Sei un pazzo, Jay. Sei un pazzo. Un Pikachu volo. Una ricerca accademica, bellissimo artwork, tra l'altro, del professor Rock di Ken Sugimori. L'Ivisaur. Era esattamente questo. Mi ha regalato un Ivisaur. Gentilissimo, veramente. Più un Surfing Pikachu. Più un Surfing Pikachu. Veramente molto bello. Cinderace che fa la rovesciata. L'arbitro, quindi calcio di rigore. Un'energia base. Un Eevee con Bill. Carino. E, mamma mia. Sua maestà Mewtwo. Eccolo qui, è proprio lui. A tal proposito, se non avete visto il video sulle mega evoluzioni, questo è il momento giusto per spammarlo. Andatevi a vedere il video sulle mega evoluzioni in cui parliamo di Mewtwo. Grande Ivisaur. Grazie mille, Jay. Veramente non so che cosa dire. Sei stato super dolce, carino, simpatico. E questo lo andiamo ad aggiungere subito all'album di 151. Anche perché, ragazzi, questo Ivisaur non è un Ivisaur come tanti. È un Ivisaur che va a completare questa pagina di cui vado particolarmente fiero e orgoglioso. Una bella perfect size per regalare una casa a Ivisaur. E grazie a Jay, questa prima pagina di starter di 151 viene finalmente completata. E guardate quanto è bella. Guardate quanto si sta bene adesso, quanto benessere! Quanto è bello! Grazie Jay, davvero. Non so veramente che cosa dire. Il bello è che poi continua. Guarda che bella anche questa seconda pagina, meravigliosa. Dopo la prima c'è anche questa. Manca solo lui. Manca solo Zapdos EX e poi le abbiamo completate tutte. Tutte. Ma non abbiamo ancora finito di aprire 151. Arriveranno degli altri prodotti e quindi abbiamo una nuova possibilità per trovare Zapdos. Tra l'altro io lì dietro c'ho ancora un ETB di 151 bello sigillato, visto che adesso i prezzi stanno andando abbastanza su, quindi investimento azzeccato. Però io ho anche questa busta che mi è arrivata direttamente da Vinted che devo aprire. È un'offerta che ho fatto a un utente su Vinted per tre carte, che è un po' in realtà che voglio acquistare. Cerco di aprire il tutto senza danneggiare il contenuto, perché sarebbe veramente deleterio. E cercando di coprire le carte e cercando di girarvele, niente, non ce l'ho fatta. Va bene, non posso perché sono comunque al contrario. Qui, ragazzi, abbiamo Articuno. Cerco di tirarlo fuori senza far danni. Eccolo qui. Abbiamo un Articuno Black Star promo. Era Wizard. Ve lo ricordate? Qui andiamo abbastanza indietro, nel tempo. Siamo intorno al 99-2000. Uno Zapdos, sempre Black Star promo, e poi abbiamo un Moltres. Non sono in condizioni perfette, lo vedete da voi, sono carte che comunque hanno i loro anni, però li ho trovati veramente a un buon prezzo e quindi ho deciso di acquistarli, ed era da un po' che li volevo perché qualche settimana fa, anzi ormai mese, avevo comprato anche i cani leggendari, questa volta in lingua giapponese, questi invece sono in lingua italiana. Io preferisco in assoluto le carte in italiano ed è bello vedere questi richiami, no? Guardate quanto sono belli, tutti insieme mi fanno stare bene. Vedere queste carte insieme mi rende felice, in una bella pagina di album queste sarebbero perfette. Ma finalmente siamo arrivati al momento in cui andremo ad aprire dei prodotti Pokémon fake. Questa busta arriva direttamente da AliExpress, mi pare, una roba del genere, dove ho trovato un'inserzione una notte completamente a caso di alcune repliche che volevo provare a un prezzo anche abbastanza strano, però ho letto nei commenti determinate recensioni di persone felici di questa roba. Il problema, ve lo dico prima di aprire il tutto, è che credo di aver sbagliato ad acquistare e credo di aver fatto un errore. Lo impariamo appena tirerò fuori questa roba da qui dentro e vediamo se mi sono davvero sbagliato oppure no. Andiamo a vedere. Mi sono sbagliato. È incredibile, mi sono sbagliato. Che pirla che sono. Sono proprio un pirla di dimensioni bibliche. Ok,
Andiamo a girarla. Allora, ragazzi, queste sono due repliche delle confezioni dei giochi di prima generazione, Pokémon Rosso e Pokémon Rosso Fuoco. Però c'è un però. Io ero convinto che ci fossero rosso, blu, giallo e verde, rosso fuoco, verde foglia, rubino, zaffiro e smeraldo, tutto insieme, cioè prima e terza generazione. E invece poi mi sono reso conto che avevo acquistato soltanto Pokémon Rosso e Pokémon Rosso Fuoco. Molto molto bene, anzi molto molto male in realtà. C'è un odore nauseabondo, veramente un odore pazzesco di questa busta qui. E diciamoci la verità, non sembra proprio una replica davvero tanto fedele, ma proprio per niente, ma proprio per nulla. Poi io non so se nella versione americana qui si trova Gengar e qui si trova Cubone, ma non mi pare che sia esattamente così. C'è addirittura la scatolina per assemblare il portacassetta, quindi qua veramente viviamo negli anni 5024. E in più c'è anche la nostra protezione per la cartuccia. Vabbè, questa ci sta, questa assolutamente ha un senso. Proviamo a montarla. Eccola qui, abbiamo montato questa replica di Pokémon Rosso per Game Boy. Il problema è che io ho l'originale. E diciamo che anche solo mettendole una di fianco all'altra o una sopra l'altra, come più comodo, si vede una grossa differenza. Poi, indubbiamente, versione italiana contro versione americana. Però direi che è abbastanza evidente che non stiamo parlando di una riproduzione completamente fedele. Anche il retro è differente. Non, ripeto, non so se la versione americana fosse esattamente così, però possiamo vedere proprio anche nei dettagli. Guardate il simbolo ufficiale di Nintendo in quella originale e guardate questa pataccata in quella finta. Si vede abbastanza. Sto inserendo la confezione all'interno della sua protezione e ragazzi c'è una puzza veramente incredibile. Non accettate i falsi, esigete sempre solo videocassette originali Walt Disney Home Video. Ora devo veramente tapparmi il naso quando andremo ad aprire anche questa versione di Pokémon Rosso Fuoco e andiamo a vedere la differenza con la versione originale, che tra l'altro questa è olografica, è comunque brillante. Beh, devo dirvi la verità, comunque questa che ha la sua olografia, questa è l'originale in italiano, questa che ha la sua olografia non è nemmeno malissimo, pensavo peggio, è fatta peggio decisamente quella di Pokémon Rosso. Quella di Rosso Fuoco ancora può salvarsi, poi è diversa, anche qui italiana contro americana, però devo dire la verità, pensavo peggio. Anche il retro è differente, come possiamo vedere, questa ha i suoi anni e i suoi strappetti, questa invece è perfetta, ma ovviamente questa è tarocca, che cosa ci possiamo fare? La morale di questo video è che io ho speso dei soldi pensando di poter ottenere tutte le scatole per metterci dentro tutte le mie cartucce e poterle esporre lì dietro e invece mi sono ritrovato soltanto con delle repliche nemmeno bellissime di confezioni che già possiedo, dove io invece pensavo di averle tutte, invece no, di confezioni che già possiedo. Sono il numero uno e direi che mi merito un mi piace soltanto per questa disavventura e per l'odore che mi sono dovuto annusare per tutto il video. Mamma mia ragazzi, è stato un video strano, è stato un video da non replicare a casa. Consiglio l'acquisto di questi prodotti contraffatti. Boh, io sono sempre per le cose originali, sono quelle più belle. Poi è ovvio che se si voleva fare una roba tutta insieme, ecco, io invece in questo caso ho speso dei soldi per niente e ho anche l'originale, quindi magari questa roba qui vediamo in che modo riadattarla. Chissà, potrebbe venirmi in mente una sorta di follia. Grazie a tutti per l'attenzione, grazie per essere arrivati fin qua, un abbraccio e al prossimo video. Ciao!